Oggi vi parlo della luna nuova che abbiamo esattamente all'inizio del mese di novembre, quindi il 1° di novembre, voilà, abbiamo una luna nuova nel segno dello scorpione. Quindi immaginiamoci proprio, per me il sottotitolo è Le streghe sono tornate. Quindi quest'immagine è molto evidente dell'energia del momento, di questo andare dentro di noi, di andare a toccare l'oscurità, di toccarla, conoscerla, imparare a fare amicizia con le ombre, così da non farci più governare e riprendere noi in mano il potere. Ok? Sarà, apre proprio questo mese, che è un mese bello intenso, e questa luna è una luna nuova, quindi parliamo di una luna che è introspettiva, che è una luna riflessiva, entriamo dentro di noi, è una luna proprio di fare le cose con calma, non è di agire, di buttarsi, creare, eccetera. No, tutt'altro. È proprio la luna di imparare, di stare nel silenzio, nel vuoto. Quindi andiamo a parlare di questa magica, spettrale e molto stregata luna. Quindi abbiamo una luna che è intensa, è super potenziante, ha un potenziale enorme dentro di sé e ci va a parlare proprio delle tematiche di vita, morte, rinascita. Lo scorpione è quel segno che ai suoi stati di coscienza più elevati passa ad essere la fenice che guarisce con le sue lacrime e che rinasce dalle proprie ceneri. Quindi aspettiamoci proprio attorno a questo periodo di decostruire per poi ricostruire, di lasciare andare qualcosa, di qualcosa morirà per dare vita a un qualcosa di nuovo. Ci sarà proprio questa tematica di rinascita, di enorme trasformazione, perché lo scorpione è governato da Plutone. Plutone è Ade, è il dio dell'oltretomba, quindi parliamo di queste tematiche, di vita e morte, di ciò che è proibito, ciò che è tabù. Oramai nella nostra società parlare di morte è essenzialmente molto problematico. Questa luna ci fa riflettere e guarda caso va a cadere il 1° di novembre, quindi proprio in questo portale, in questo periodo di Halloween, Samhain, che sicuramente lo dirò male perché tutte le volte non c'è mai una volta che lo prenda, ma questo momento dal 30, anche prima 30, 31 fino al 2, 3, 4 di novembre è un momento in cui il velo fra i mondi è molto sottile, quindi la comunicazione con ciò che non c'è più, con l'aldilà, con gli spiriti è più potente, è più presente, quindi siamo anche noi molto più ricettivi a tutto ciò. E quindi il fatto che questa luna nuova in questo specifico segno vada a cadere esattamente fra un mese e l'altro, si chiude ottobre e si apre novembre, in questo proprio tramite è un passaggio, è un ponte fra i due mondi quando abbiamo in questo periodo. Se poi andiamo nel passato, è anche vero che in realtà si festeggiava l'intero novembre come un mese proprio di comunicazione con gli spiriti, con questi messaggi di ricezione, di connettersi con l'universo in questa maniera che è di estremo rispetto, di estremo ascolto, ok? Quindi noi utilizzeremo e vi dirò appunto che attorno a queste giornate, attorno alla luna nuova, attorno a proprio questo passaggio del 31 che è Halloween, il giorno dei santi, il giorno dei morti, quindi abbiamo comunque un periodo con tutte queste energie che sono comuni. E non è un caso che, essendo lo scorpione uno dei segni più potenti, è un segno d'acqua che va nelle proprie immensità, nelle profondità dell'oceano, la sentiremo abbastanza tutti. Quindi sicuramente chi ha tanto scorpione nel proprio tema natale, quindi è del segno dello scorpione solare, segno lunare, ascendente o anno stellium, quindi in questo segno o in ottava casa, la sentirà maggiormente. Ciò appunto non toglie che essendo particolare, che essendo bella forte, anche se è una luna nuova, quindi di solito con le lune nuove facciamo un po' più fatica se non siamo maestri, se ancora non siamo abili, esperti in ciò, a percepire le energie della luna, ma abbiamo acqua. Acqua, acqua, profondità, emozioni, abissi interiori, parliamo di tutto ciò, quindi capirete come è una luna che va a toccare, andrà a toccare un po' tutti noi. In più il fatto che sia in questo periodo in cui appunto vi dicevo le streghe sono tornate è di più, la sentiremo ancora di più. Per cui mi presento, se ancora non ci conosciamo, benvenuto sul mio canale, io sono Caterina e mi puoi definire, ultimamente ho trovato questa definizione, Business Witch, perché ti parlo proprio del lifestyle mistico, quindi di tutte quelle tematiche tipo astrologia, lune, i tarocchi, volte a migliorare sia la tua vita, quindi il tuo stile di vita, ma anche volte proprio ad aiutarti ad elevare il tuo business tramite questo. Quindi Business Witch
mi sembrava proprio il concetto perfetto. Mi trovi qua su questo canale e poi sul portale Rising Wild, che è proprio rinascere con le nostre forze, ecco che un pochino tutto prende forma. Per cui noi adesso andiamo subito a parlare di questa luna e ti parlerò, come sempre prima, delle tre tematiche di questa luna, un po' in generale di cosa tratta, e poi alla fine ti parlerò anche della parte dei consigli per il business, dato che è una luna poi abbastanza particolare, legata alle emozioni, al mondo del sottile, al percepire, tutto questo. Mi direte, ma col business che cavolo c'entra? Cioè, è un pochino distante questo mondo. E invece scoprirete come è importante imparare a navigare il vuoto anche e soprattutto nel business, perché un business non è track, tutto dritto, tutto lineare, faccio, vado. Bisogna che iniziamo un attimino a tornare e ricordarci la dualità della vita, la dualità dell'universo che vige, regna e che questa luna nuova in Scorpione ci insegnerà, che questo periodo ci ricorda, ok? Quindi andiamo per ordine, siamo in una luna nuova, fase di luna nuova, è la fase lunare in cui è una fine e un inizio, quindi si è completato il ciclo lunare appena fatto del mese scorso e se ne sta per riniziare un altro. Quindi vedete come anche le tematiche della luna nuova, proprio di morte e poi rinascita di una nuova vita, di un nuovo ciclo che ecco che rinizia, è il serpente che si mangia la coda, vedete come è perfetta per le tematiche anche dello Scorpione, che vi dicevo, vita, morte e rinascita. C'è un collegamento che è davvero incantevole, magico, ok? Quindi la fase di luna nuova è una fase, vi dicevo, ricettiva, introspettiva, verso l'interno, non è una fase con delle energie che si prospettano attive verso l'esterno, è il contrario, è l'esatto opposto. Quindi questa luna ci invita proprio ad andare dentro di noi, a prenderci il tempo per cosa? Riflettere, onorare i defunti, onorare il passato, onorare, prenderci proprio, avere il tempo di dare rispetto, dare cura, dare memoria, è tanto legato anche alla memoria di tutto questo, quindi degli spiriti del passato, dei nostri antenati, di tutto questo mondo, e ci invita a farlo da dove? Da dentro di noi. Luna nuova in Scorpione. Il segno dello Scorpione è il segno amato e odiato dello zodiaco, perché è un segno netto, è un segno che o è tutto bianco o è tutto nero, bianco e nero, non c'è modo di avere un po' le cose in mezzo, ma perché è così? E quindi anche il fatto di dire sempre è la mia natura, io sono fatto così, sono un po' i lati luce e lati ombra dello Scorpione, che adesso non vado a prendere questo discorso, ma dentro il Mystic College, nel reparto, quindi nella sala di astrologia e quella di evoluzione dello zodiaco, vi parlo come lo Scorpione è colui che ha più stadi di elevazione, di crescita, elevazione della propria coscienza, partendo dallo Scorpione, passando poi per vari stadi in mezzo, tra cui anche il serpente. Che cosa fa il serpente? Cambia pelle spesso, e per arrivare fino all'ultimo stadio che è la fenice. E la fenice sarà un altro animale guida che ci guiderà in questa luna nuova in Scorpione, perché ci parla proprio di guarigione, ok? Di rinascita. Rinascita dalle proprie ceneri, l'emblema è la fenice, ok? Quindi questo Scorpione, abbiamo questo segno che è un segno d'acqua, quindi questa si tratta di una luna d'acqua. Già la luna in astrologia simboleggia le emozioni, il nostro mondo interiore. In più, vi dicevo, siamo in questo periodo in cui simboleggia ancora di più questa connessione, questo essere aperti a ricevere messaggi fra i mondi. In più, appunto, lo Scorpione è il segno che più di tutti è il segno mistico, è un segno psichico, è proprio il medium, il psychic, è la strega, è il mago. Lo Scorpione ha queste caratteristiche, quindi a livello collettivo questa luna ci dà un po', ci regala un pizzico di magia in più a tutti, e sarà poi sempre a noi decidere come utilizzarla, se farci spaventare da ciò oppure se utilizzarla al meglio e dire ok, vado ad affrontare le mie ombre con coraggio, le vado a conoscere, perché solo conoscendole, parlandoci, non saranno più loro a sovrastarmi, non saranno più la paura, quelle emozioni forti, quelle, anche quello che sta sotto la paura, ciò che sta ancora più in profondità a controllarmi, bensì sarò io, perché ho iniziato un percorso di fare amicizia con le ombre.
ok? Tutto il lavoro molto famoso, magari avete già sentito parlare di shadow work, è proprio questo, un inizio di andare a comprendere i propri demoni interiori. Questo momento è perfetto. Come ogni mese, come ogni luna, anche per questa nel Moon Journal trovate una guida passo per passo con degli spunti di riflessione con domande specifiche a queste tematiche dello scorpione. Quindi mi raccomando, fatevi guidare da questo, soprattutto se siete all'inizio, perché vi aiuterà ad andare a fare questo tipo di lavoro dentro di sé, di conoscere le ombre. Poco per volta, senza tipo fiondandovi a capofitto, col rischio anche davvero di farvi male, di andare a toccare delle ferite che ancora non sono guarite, sono ancora molto aperte. Quindi mi raccomando, iniziate da qui in questa maniera che è graduale e poi dopo piano piano, quando sarete sempre più esperti, ecco che avrete più possibilità di maneggiare tutto ciò. Il fatto che siamo in questo periodo particolare, direi che aumenta, amplifica ancora di più tutte queste tematiche, penso sia chiaro. Quali sono i tre punti, le tre tematiche principali che questa luna nuova in Scorpione porta a galla, porta proprio a galla in superficie dalle profondità dell'essere, della psiche umana? Quali sono? Numero uno ci ricorda di onorare la vecchia signora. Vecchia signora è intesa proprio come la morte. Ricordiamoci, se conoscete del grande prof, la canzone Samarcanda va proprio a parlare di questo, ma non solo il prof cita di questa vecchia signora che ci insegue, che oddio, bla 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 bla. Ma anche se andiamo a prendere più recentemente Harry Potter e i doni della morte, la storia narrata di questi tre doni da chi? Da una signora, cioè questa vecchia signora o questo signore, non mi ricordo se la morte era riferita a femminile o maschile, ma mi interessa che sia riferita al maschile, perché comunque vedete come diversi spunti ci vanno ad indicare, ricordati questo, non avere paura di ciò perché la morte è naturale, è il ciclo della vita. Se guardiamo la natura ci ricorda ciò, le stagioni ci ricordano ciò. Siamo in autunno, in autunno inoltrato, e ci ricorda come stiamo per arrivare a un momento di letargo, di riposo, di fermo, quasi di totale vuoto, di silenzio. Ma questo è fondamentale per poi poter rinascere. Ok? Quindi bisogna che instauriamo anche qua una relazione, un rapporto, parliamo, onoriamo la vecchia signora, ok? Quindi quello che vi consiglio assolutamente attorno a questo periodo, questa luna consiglia di appunto onorare i defunti, onorare gli antenati, parlare se ne abbiamo bisogno con gli spiriti, connetterci con, dato che appunto vi dicevo, il velo è sottile fra i mondi, se dobbiamo fare delle visualizzazioni, se dobbiamo appunto sentiamo questo desiderio di connetterci con ciò che è più difficile percepire, questo è un periodo in cui appunto il velo è più sottile, quindi sarà più facile connetterci e ricevere messaggi da tutto questo esterno. Punto numero due ci connette a questo, ci ricorda che la morte è poi quello che ci permetterà di rinascere. La luna nuova in questo segno dello scorpione va a parlare tanto del concetto di rinascere, di cambiare pelle, cioè il concetto anche della, appunto vi dicevo, nei vari stadi di coscienza dello scorpione. Ci sono diversi anfibi, tra cui un anfibio è il serpente cambia pelle, il serpente è temuto, il serpente è odiato, è pericoloso, ma il serpente va semplicemente lasciato stare. E non fa male a nessuno. Quindi è proprio un discorso di andare a comprendere le diverse percezioni, le diverse prospettive. Questa luna, punto numero due, porta un grande potenziale di rinascita. Se poi andate a vedere nel vostro tema natale dove avete lo scorpione, ecco che vi dirà nello specifico la casa o le case, in base al sistema che utilizzate, vi dirà ok, dove nello specifico c'è questo grande potenziale di rinascita. Dal mio sito trovate un calcolatore gratuito del tema natale che vi lascio qua sotto in descrizione così potete inserire i vostri dati. È tutto spiegato e poi dopo andate a vedere. Troverete anche un PDF di leggenda gratuito in cui, ok, vi dà un po' le informazioni su come faccio a leggerlo. Ok, ho trovato che Scorpione per me è in quarta casa. Cosa significa la quarta casa? Ok?
Quindi utilizzate tutto questo e poi mi fate sapere in descrizione dove avete lo scorpione nel vostro tema natale, perché ci va proprio ad indicare il mio potenziale di rinascita con questa luna è qui. Potenziale, vi ricordo, va sempre a prendere il concetto del ok, però dopo io mi devo mettere in moto, non è che ok, faccio così, schiocco le dita e mi cade tutto dal cielo. Punto numero 3, vi dicevo che questa luna cade proprio in un momento perfetto per iniziare quel percorso di shadow work. Dato che è anche una luna legata proprio allo scorpione, lo scorpione è un segno femminile, legato a un tipo di femminile che, vi metto qua un po' un'immagine, va a prendere tutto questo concetto, il concetto del the dark feminine energies, quindi delle energie oscure femminile. Oscure hanno sempre quel tocco di è malvagio, non va bene, aiuto, eccetera, eccetera, la strega è una persona evil, malvagia, legata al demonio, ai demoni, non è tutto ciò. Non è assolutamente nulla di ciò, andremo a capire perché c'è questo preconcetto, c'è questo collegamento che è stato imposto. Scorpione, segno femminile, femminilità oscura, andremo a toccare la strega, la ferita della strega, molto probabilmente. Per chi è molto connesso con l'intuito, con tutto questo mondo, tanti di noi ci portiamo dietro nel DNA questa ferita. Questa ferita ancestrale che si è protratta per generazioni in generazioni e ancora adesso si manifesta in noi con la paura di parlare magari di questi argomenti, con quando sentiamo un nodo alla gola, quando abbiamo dei problemi di altro genere, la mia endometriosi totalmente collegata a questo tipo, ve ne parlavo nel video precedente, e iniziare a fare un lavoro con le proprie ombre, col femminile, anche quello oscuro, ecco che ci permette di iniziare un percorso di guarigione, di enorme rinascita. Ok? È la tematica di tutto questo e quindi ho sentito tanto il bisogno di, era arrivato per me il momento di portarvi il corso che è un po' tutto il mio percorso di guarigione attraverso il femminile e maschile sacro in me, in noi, e ho creato The Witcher Power, quindi The Witch Power più Witcher, proprio perché andiamo a parlare sia del grande potere della strega, l'incanto del femminile, ma anche di come integrare e il maschile in noi, servono entrambi. Quindi questo sarà proprio un percorso di 5 incontri a cui, se senti questo richiamo, ti invito proprio a partecipare, perché è qualcosa di intenso. Se hai già lavorato con me sai che non prendo le cose alla leggera, e questo è tanto, 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 ed è l'ultimo corso del college, era la parte finale che ci ho messo tanto a portarlo fuori, a portarlo alla luce, non ero ancora pronta, mancava sempre qualcosa, ora è arrivato il momento, ora tutti i pezzettini del puzzle si sono uniti e sento proprio il bisogno di portarlo. Quindi fino al 31 del mese di ottobre potrai accedere con una promozione Early Witch, quindi di piccola streghetta o stregone, e potrai accedere a questo corso e anche vedere la masterclass di presentazione sempre entro questa data. Io ti lascio tutto in descrizione, così in descrizione troverai tutto quello che ti serve e noi continuiamo col video. Quindi con questo terzo punto il mio invito è quello di lavorare con gli archetipi femminili, delle idee magari più oscure, di quel femminile oscuro dentro di noi, andare a fare un lavoro di shadow work connettendosi con le idee, ed è quello che poi vi una parte di quello che vi faccio fare all'interno di The Witcher Power, ma proprio questa stagione va a chiederci, ok, il mio femminile oscuro o il mio femminile, quanto lo conosco? L'ho integrato? Non l'ho integrato? Lo reprimo? Non lo reprimo? Mi sento in colpa? Mi vergogno? Non ne parlo? Eccetera, eccetera. Tutto ciò che affiorirà, proprio fate un bel respiro e imparate a lasciarlo andare, osservarlo, guardare, prendere appunti, prendere delle note e piangere. Questa sarà un'altra di quelle lune d'acqua che molto probabilmente ci porterà a, vedete, buttare fuori l'acqua, far fuoriuscire, far fluire, è magica questa cosa, le lacrime sono guaritive, la Fenice ci parla di questo, e quindi lasciamo andare, lasciamo scorrere, quello che dobbiamo sentire, sentiamolo, non reprimiamolo, basta reprimere tutto questo, ok? Quindi questo sarà il terzo punto di questa luna, che è quello più intenso. Vediamo ora invece come utilizzare questa potente, intensa energia per quanto riguarda il business.
Chi mi segue di solito molto spesso ha già un business spirituale o di stampo mistico e quindi comprende, conosce perché faccio tutte queste cose, perché è ciò che io integro nella mia vita quotidiana. Oppure sono anche tante persone che magari desiderano crearne uno. Ciò lo dico perché anche se tu hai un business totalmente diverso, ma vuoi integrare la parte spirituale, questa parte energetica magica della luna nella tua vita e anche nella tua professione, voilà, sei nel posto giusto, si può fare e ci aiuta tantissimo. Quindi io adesso ti dirò tre consigli per questa luna e ognuno di voi potrà adattarli, ok, al proprio lavoro, alla propria vita. L'unica regola che do, una e una sola, è sempre quella, è quella di fidatevi del vostro intuito. Punto numero uno, molto semplice, sarà quello di diminuire l'operatività di devo fare questo, tutta la scaletta, eccetera, devo mettere a posto, per aumentare cosa? La presenza, l'esserci. Quindi vuol dire che se in un momento in cui sto lavorando dovrei fare tutte queste task, bla 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 bla, ma sento che non sono lì con la testa, non sono lì col pensiero, non ci sono, non sono presente. Ascoltate la vostra presenza, dove dovete essere, dove vi invita a essere. È sempre il vostro intuito, la vostra saggezza interiore, il vostro wild self che vi parla. Punto numero due, questa luna ci insegna anche nel lavoro, anche nel nostro business, a stare dove? Nel vuoto. In quel vuoto fertile, a stare nel silenzio, a stare nell'oscurità di questa caverna. La caverna rappresenta il ventre della natura, di madre terra, quindi ci insegna a stare nel buio, a stare in quel momento in cui sembra che nulla si muova, non ci sia nulla, siamo fermi, bloccati, c'è buio, c'è oscurità, aiuto, eccetera. Ci insegna a stare lì, a navigare anche questa parte. Punto numero 3 sarà quello di, anche qua, onorare le nostre guide. I nostri maestri, le nostre maestre, che siano maestri discesi, che siano effettivamente insegnanti, coach, mentori, o che siano animali guida, siano spiriti, antenati, avi, chiunque sia, prendetevi il tempo anche per onorare loro. Basta un pensiero, basta una rosa, basta quello che volete, ma anche vi parlo proprio di persone che vi hanno guidato nel vostro business o che vi hanno permesso di creare quello che state creando, il dono che state portando all'esterno come contributo in ciò che fate, prendetevi il tempo di dire grazie, sana gratitudine. Quindi, detto questa luna, come avrete notato, è intensa, sarà intensa, la percepiremo sia prima che dopo, quindi attorno a questa giornata, proprio perché c'è l'amplificazione di questo periodo particolare. E quindi niente, fammi sapere nei commenti tutto quello che ti ho scritto, come ti sta trattando, e noi ci vediamo al prossimo video.